Ciao ragazzi, nuovo video su una mountain bike Merida da 26. Il cliente mi dice: ma io la sento frenata, ma perché non mi scorre? Andiamo a vedere se stiamo insieme. Allora, qui dobbiamo fare lo stretto necessario per farla girare. La catena non la dobbiamo sostituire, perciò neanche andiamo a controllare come sta messa. Dobbiamo solo farla scorrere, ma come potete ben vedere, ragazzi, qua oltre a esserci tutto bloccato e infangato, c'è addirittura del catrame. Vi giuro, mai visto una puleggia del genere. Ve lo giuro. È spessa un dito. Tiè, suona pure. Tiè. Ma io dico, vabbè, ok, andiamo avanti. Praticamente questo cambio io non so veramente. Roba, se, questa roba ce l'avevamo sdrammen e manco io giravo. Mamma mia, resta proprio. Maro, mamma mia. Sento dura, te credo, che ne so. Come ha fatto il primo a dire? Signore Dio. Io spero che sia neofita il proprietario della bici. Lo spero veramente per lui, perché se uno che va in bicicletta, cioè, deve un attimo rivedere la situazione di come si tratta, guardate, una mountain bike. Mi dispiace che sono così severo, però io lo faccio pure per voi. Ovviamente se io qua potevo fare il mio lavoro, potevo cambiare e sostituire. Io qua smontavo tutto e invece non devo cambiare e sostituire niente, mi devo mantenere stretto in tutti i sensi. Perciò sto facendo un buon lavoro, ma nello stesso tempo mi sto adeguando a quello che non posso spendere più di tanto, ok? Perché ovviamente se vado mo, dopo l'andiamo a controllare insieme la catena. Cioè. Niente ragazzi, alla fine
sono stato obbligato a smontare tutto, ora smonto il pacco pignoli, lo pulisco, me lo faccio per bene, pulisco tutto bene tutto quanto, faccio pure i mozzi che sono abbastanza bloccati e riprendiamo il video dopo che ho pulito tutto, perché tanto già avete già visto altri video dove faccio questo lavoro. Andiamo avanti. Dentro al pacco pignoli, ragazzi, uno dei tanti rami, incredibile. Allora, ho pulito per quello dove potevo pulire, smontato il pacco pignoli e rimontato tutto, il cambio non funziona, già gli ho dato una regolata, però non riusciamo a, non riesco a mandarlo, eccolo qua, sul primo pignoncino. Sentite, qua qualcuno, è poco esperto, ha messo le mani, giustamente, però non ti dicono niente, capito? Non dicono niente, poi no, la volta giusta, un po', Allora, partiamo da zero. E andiamo a vedere la situazione di questo cambio. In fine corsa già me li sono preparati. Dal pacco pignoli è uscito il pepe, come si dice a Roma. Noi, noi romani siamo simpatici, cioè non pensate che siamo antipatici. Magari potremmo essere antipatici e potremmo sembrare. Ma abbiamo proprio questo sarcasmo che è così, andiamo un po' a vedere sto fine corsarella, lo vediamo tutto, andiamo un po'. Ok, chiuso il fine corsa, me lo mando sopra e adesso me lo faccio scendere. Povero cambio, lo faccio scendere un altro quarto di giro e mi fermo. Mo proviamo a mandarlo sopra a posto. E ora andiamo a mettere il cavo morbido, andiamo a selezionare. Se mi seguite dico sempre di azzerare il registro e fargli un giro e mezzo a filo lento. Andiamo a mettere tutto, proviamo. Allora ragazzi, diciamo che il cambio non va bene, non so se il cliente lo farà, ma quando toccherà cambiare catena, che praticamente è un frullatore, basta vedere come avevo pulito il pacco pignoli e come la catena mi ha fatto tornare, perciò dentro la catena, dentro i cuscinetti della catena c'è proprio il mondo. Ci sarà da cambiare cavo, guaina, cambiare anche il cambio perché ha tutta alla gabbia storta e ha soprattutto anche la molla che è arrivata e c'è anche il forcellino storto, la bicicletta è venuta proprio, insomma, avete visto dal video, no? Vabbè, posto così, dai, andiamo avanti. Questa è non l'inizio proprio. Ok ragazzi, video finito, quando non ci si può fare niente, proprio non ci si può fare niente, perché proprio qua toccherebbe proprio mettere tutto nuovo e renderà una buona bici, perché anche se è una 26 per andare su qualche sentierino è carina, bici leggerina,
E vabbè, siete al prossimo video. Ciao!